Oh, ciao, buongiorno, dicevo benvenute per quest'ultima giornata di fiera. Questa mattina abbiamo un piccolo incontro dedicato alla Merita Twin Ring, quel supporto che è stato creato e depositato, inventato e depositato per il portare due bimbi contemporaneamente, due bimbi di due pesi similari. Quindi diciamo due gemelli, quindi è un supporto per portare in tandem, ma essenzialmente pensato per aiutare quei genitori che hanno due gemelli piccini dalla nascita. Vi dico subito che io non penso che sia il miglior strumento in assoluto, sono molto sincera in questo, nel senso che io penso che ogni genitore abbia da trovare il proprio percorso, il proprio strumento, i propri strumenti, soprattutto quando parliamo di gemelli, di portare contemporaneamente due bimbi che comunque sono magari abbastanza piccini, quindi prendere tutta la manualità per imparare a portare un solo bambino già potrebbe essere abbastanza difficile. Ok. Imparare a portare un solo bimbo per volta sarebbe, può essere, lo sappiamo, qualcuno di noi è consulente, qualcuno è mamma, è già abbastanza difficile imparare a non spaventarsi nei movimenti, a gestire un po' tutto il portare con un solo bimbo e quindi chi ha le prime armi, iniziare a portare due bimbi contemporaneamente, insomma, può essere abbastanza faticoso, può essere abbastanza difficile. Quindi da lì nasce l'idea di questo tipo di supporto. Vi dicevo assolutamente, io durante le consulenze per i gemelli consiglio differenti possibilità. Prima di tutto parto proprio dall'idea di portare un solo bambino per volta e comunque avere le mani libere per l'altro bimbo. E, la fascia, soprattutto una fascia lunga, con legature multiple, collegature con due spazi, diciamo due tasti, può andare benissimo. Il minus della fascia lunga è quello che spesso nelle legature per due bimbi devo sostenere un bambino mentre vado a inserire il secondo, quindi è un po' la gestione. Il plus è che magari utilizzo la stessa fascia anche per portare un solo bambino e quindi ho un singolo investimento da fare in casa, diciamo. Si possono portare due bimbi con due fasce ad anelli e vedrete che il principio di questo supporto è più o meno quello di avere due fasce ad anelli, anche se è un supporto unico. Si possono, il plus di avere due fasce ad anelli, per esempio, che io posso dare a qualcun altro una delle due fasce per portare uno dei due bimbi nel momento in cui c'è qualcuno che mi può supportare. Magari non ho questa possibilità Il minusvalore può essere proprio quello di doversi poi sistemare, adattare le due fasce separatamente. Veniamo poi in concreto. Allora, la Merita Twin è un supporto con due taschi, diciamo, due spazi per portare due bimbi. Può essere usato per portare due bimbi contemporaneamente, essenzialmente come se fosse una legatura sul mezzo fianco, quindi un bambino da un lato, un bambino dall'altro, mezzo fianco quando sono più piccini, sul fianco quando sono appena più grandicelli. Non ha grandi limiti di peso, nel senso che il limite di peso è indicativamente 25 kg, in realtà è stato per un bel po' di più, però portare 25 kg, uno di qua e uno di là, 10, 5, piuttosto che 10-10, cioè portare così tanto peso frontalmente o anche sul mezzo fianco è faticoso, quindi ha poco senso sopra quel peso. È un supporto che può essere usato anche in maniera indipendente, nel senso che se io voglio togliere un bambino e lasciare l'altro perché deve essere allattato, perché deve essere, perché si è addormentato, per X motivi, posso farlo, quindi non devo andare a togliere tutta la legatura come magari succede con la fascia lunga. È un supporto che all'occorrenza può essere usato anche per portare un solo bambino davanti con una sorta di croce semplice oppure nella tasca, in una delle tasche sul fianco. Allora, vediamolo.
Ne faccio vedere due, in realtà sono due diverse stoffe, ma è la stessa cosa, semplicemente perché uno è già montato, così vi faccio vedere come utilizzarlo e come lasciarlo pronto per poi prenderlo nel momento in cui ho bisogno senza fare la legatura. E poi vi faccio vedere effettivamente come si monta da nuovo. Mi preme dirvi che io credo, da consulente, che qualsiasi supporto vincolante, cioè strutturato, che abbia una sua sagoma, una sua forma, un suo modello prestabilito da chi lo crea, può essere fantastico, può essere così così. Cioè, a seconda del corpo che lo indossa, è più o meno facile che quel supporto sia perfetto per la persona. Ovviamente, più saliamo in strutturatezza e più questo succede. Questo non è un supporto totalmente strutturato perché non ha la sagoma, ma comunque proprio delle fasce per andare ad avvolgere il bambino, ma sicuramente è un supporto più sagomato di quello che potrebbe essere una comune fascia tessuta che ci sagomiamo addosso secondo la nostra legatura, secondo il nostro piacere. Veniamo noi. Allora, come si compone questo supporto? È un supporto che nel retro ha la congiunzione delle due fasce d'anelli, poi lo vediamo indossato che si vede di più di così, e frontalmente ha la doppia regolazione degli anelli. Quello che io faccio quando ce l'ho già montato è infilarmi come una maglietta nelle due fasce sottostanti e poi mantenendo un incrocio nelle fasce sopra, quindi praticamente sulla schiena ho più in alto, più in basso, a seconda di quanto sono alte della mia legatura, ho il mio cerchio che mantiene le due fasce. Vi dicevo, queste due fasce sono indipendenti perché dietro sono stabili a modo loro sulla struttura, cioè io posso avere un bambino solo da un lato, solo dall'altro o da entrambi i lati. L'unica cosa che devo fare di volta in volta quando rifaccio la legatura quando devo andare effettivamente a posizionare i miei bimbi e, come per le fasce d'anelli, andare a sistemare un pochino quest'area. E quindi mi faccio un pochino il fiorellino. Questa cosa poi la trovate, se siete consulenti sicuramente la sapete fare, se non siete consulenti non avete mai usato una fascia d'anelli la trovate comunque nei tutorial. O io vi consiglio sempre di fare una consulenza per utilizzare almeno il supporto, ok? Lo facciamo da un lato e dall'altro perché sono due tasche per due bambini e quindi facciamo il fiorellino da un lato e dall'altro. Questa è l'unica cosa che nel momento in cui il portabebè è montato dobbiamo effettivamente andare a fare. Poi portiamo un po' qui indietro gli anelli e queste sono le nostre due tasche. Le nostre due tasche arrivano circa all'altezza della cresta iliaca. Guardo, non è fondamentale, ma aiuta nella mia legatura. Guardo qual è la tasca più interna, per me è questa, e inizio da qua a mettere il bambino. Non è fondamentale, posso iniziare anche da questa, anche perché quando poi avrò all'interno i bambini può essere che debba togliere uno e lasciare l'altro, indifferentemente da qual è la fascia più interna. Se siete alle prime armi è più facile tendere prima la fascia più interna. Se potete scegliere è più facile tendere prima la fascia più interna. Io in questo momento devo inserire entrambi i bimbi, posso scegliere e parto da questa. Se le code danno fastidio, via, le mettiamo dietro, così non abbiamo stoffa sul corpo del bambino, in viso al bambino, tanto che veniamo. Ci prepariamo la tasca e andiamo a prendere il primo bimbo. Ecco qua. Tranquillizziamo, lo calmiamo, ci prendiamo il tempo e andiamo a inserirlo come per una fascia d'anelli. Il consiglio spassionato è, nel momento in cui montate la legatura, di lasciare internamente la fascia dal lato da cui vi è più scomodo, cioè fare in modo che il primo bambino che viene accolto e avvolto in fascia sia il vostro lato non di preferenza. Questo perché comunque gestire due bambini contemporaneamente nello stesso momento può essere faticoso
aiuta a avere libero il lato da cui siamo più bravi a legare. Se non sapete qual è, piano piano ci proviamo progressivamente. Io sto andando ad avvolgere il bambino tanto che parlo, l'ho fatto sedere, ora sollevo l'orlo fino al collo, sistemo anche il braccino, lo tengo vicino al suo corpo, vado a sistemare la seduta che sarà per un bambino molto piccolo con le gambine raccolte, per un bambino un poco più grande con le mie bambole già con le gambine più divaricate, e vado a tendere. Cosa tendo? L'anello opposto, come per una fascia d'anelli, posso anche già aprirmi un poco sulle spalle e vado a tirare nella direzione del corpo del bambino. Ecco qua, quando sono ben salda e sono proprio a posto, mi sento a posto anche con lo spallaccio. Io per esempio non sono una persona che apre tantissimo sulla spalla, neanche con la fascia d'anelli, quindi per me basta e avanza in questo modo. Quando sono a posto mi occupo della seconda tasca e del secondo bambino. Quindi questo lembo è quello che ho lavorato e tirato fino adesso, via, non mi serve perché adesso devo lavorare da questa parte. Attenzione, solo una cosa prima di andare a prendere il secondo bimbo. Il primo bimbo che è già posizionato in fascia si posizionerà col bambino vicino agli anelli o comunque vicino alla stoffa che andiamo a tirare col secondo bimbo. Quindi attenzione a non effettuare sfregamenti sul visino del primo bambino. Poi gli anelli li possiamo coprire con le code se vogliamo, proprio qui in fase di legatura diamo un attimo di controllo al bambino. Per le legature dei gemelli spesso si porta un poco più basso rispetto alle legature fondamentali che usiamo normalmente, anche pancia contro pancia sul fianco. Poi l'altezza del bambino è un po' variabile, si dice altezza bacio, può essere qui, può essere qui, può essere qui. Spesso per i gemelli è un poco più basso proprio per una questione logistica. Io adesso non sono stata particolarmente bassa, però vedete che l'anello sarà abbastanza vicino al visino del bambino. Spesso si sta un poco più bassi per questo motivo, perché il corpo di chi porta, se non è particolarmente vasto, per andare ad accogliere due bambini e due fasce, o comunque una legatura doppia, ha bisogno di spazio, no? Ok, sono a posto, ho la mia tasca pronta, vado a prendere il mio secondo bimbo. Eccoci qua. Secondo bimbo, il primo non lo estrometto dalla legatura, ma lo abbraccio, tanto che vado a posizionare anche il mio secondo bambino nella tasca, vado a farlo sedere. Faccio scendere, controllo, attenzione alla gambina dietro, soprattutto se posizionate sul fianco potrebbe andare a bloccarsi. E di nuovo come prima, attenzione anche alle braccia e andiamo a avvolgere il corpo anche di questo secondo bimbo. Dall'orlo superiore, piano piano, solleviamo al collo. Ok, poi di nuovo a seconda di se il bambino è molto piccino sarà più frontale con le gambine più chiuse, se il bambino è un poco più grande sarà un poco più laterale con le gambine più divaricate. Andiamo a fare un poco di seduta e andiamo a tendere. Attenzione al primo bimbo quanto andiamo a tendere e regoliamo zona per zona. Possiamo anche aiutarci con la mano opposta a sostenere il peso per poter andare effettivamente a tendere nella direzione del corpo del bambino. Se c'è ancora qualche regolazione da effettuare, possiamo farla adesso. Per esempio, noto questa mia bambola è un poco più cedevole, quindi ha la testolina un po' più morbida e vado a recuperare l'orlo e tiro un pochino di più l'orlo dal lato opposto, che dovrà uscire, diciamo, dagli anelli dal lato opposto, quindi eccolo qua. E sostengo e tiro un pochino. Prima di tirare fino alla fine, vado a sistemarmi anche gli spallacci, cioè lascio un pochino di gioco per andare a regolare,
attenzione ai visini, a regolare la mia parte sulle spalle per scaricare un po' di più. Dietro mi rimane il cerchio praticamente. Con le due code cosa posso fare? Posso andare semplicemente a ricoprire gli anelli. Adesso vedete che in realtà, pur non essendo proprio proprio cavalcioni sul fianco, sono quasi 2 metri fianchi per questi due bimbi, non ho necessità di andare totalmente a coprire gli anelli, quindi con le fasce posso anche semplicemente fare un sopra e sotto le gambine per andare a creare un poco più di blocco, un poco più di sostegno, e se ci arrivo fare il nodo dietro, ma se no andare anche proprio a infilare nella fascia dietro le due code per andare a bloccare un po' di più, per andare a fare una seduta un poco più stabile con i due bimbi. Dubbi, domande, perplessità? Non siete tantissime, se volete potete anche accendere il video, potete scrivere in chat. Intanto cosa vi dico? Allora, è una legatura, è un portabebè che, vi dicevo, può essere usato con un solo bimbo, può essere usato a tasche indipendenti. Cioè, se il mio bambino non dà problemi alla cervicale, allora, uno dei problemi principali delle legature dei gemelli è proprio quello, il fatto di avere pressione in zona cervicale. Perché? Perché normalmente per portare frontalmente sul fianco due bambini ho quasi sempre un incrocio qui. La cosa migliore per evitare il più possibile la pressione alla cervicale è, come nella ring, spostare più stoffa. Vedete che io devo sostenere un po' col peso, perché se no non riesco a spostare, perché ho già tirato bene. Spostare più stoffa possibile dalla cervicale. L'anello dietro fa proprio questo lavoro di separare, perché nella prima versione, che non è mai uscita in realtà, non c'era l'anello dietro, ma la sensazione era proprio quella di chiusura in area cervicale. Mentre io, se vado a lavorare un pochino, ho la possibilità di avere lo stesso sostegno, ma spostando il più possibile dalla cervicale. Quindi un pochino toccherà per forza, perché proprio il problema è proprio che io vado a avere un bel peso da sostenere con un approccio sulla schiena. Però soprattutto rispetto alle legature dei gemelli, soprattutto rispetto, mi viene da dire, all'approccio avvolgente frontale doppia, quindi con i due bimbi, è molto più comoda, cioè libera molto di più la parte di cervicale. Altro, intanto vi stavo dicendo, le due tasche sono indipendenti, quindi in realtà nel momento in cui ho bisogno di togliere un bambino, vado a togliere la mia coda da dietro, libero un pochino la spalla perché sennò non ho il movimento, idem dall'altro lato, sempre facendo un po' attenzione ai visini, e a seconda del bambino che devo far scendere, sfilo gli anelli dall'altro posto. Cioè, se devo far scendere questo, faccio piano piano, op. Oppure devo far scendere l'altro, per esempio l'altra la tasca più interna, e faccio la stessa cosa dall'altro lato. Non è detto che perché la tasca più interna non possa farlo, eh? Quindi piano piano, piano piano, piano piano, portiamo dietro la coda così non diamo fastidio a questo bimbo. E la cosa più difficile per le legature dei bimbi della stessa età, per i gemelli di solito, è infilare o sfilare dalla legatura. Spesso è più facile sfilare da sotto in questo caso. Abbracciamo il bimbo che deve stare legato, in modo da non estrometterlo dalla legatura, ma lo manteniamo, e piano piano andiamo a sfilare e appoggiare il bimbo da sotto. Questa tasca rimane lasca, ho fatto anche la rima, ma questa tasca rimane totalmente funzionale, quindi posso per esempio togliere la coda, posso per esempio tirare, posso utilizzare la coda per fare una sorta di legatura. Questa tasca, questa parte di legatura per il bimbo che continua a avere indosso, rimane funzionale, quindi va bene così.
Nel momento in cui devo andare a portare un solo bambino, posso usare questa tipologia di porta bebè esattamente come una croce semplice con gli anelli, cioè. Vado di nuovo a sistemare i miei anelli. Avete altre domande? Scrivete pure, eh? Ok, idem dall'altro lato. Questo giochino della sistemazione degli anelli serve sempre un poco. Come per la rinza, esattamente come per la rinza. Questo è il mio spazio di avvolgenza del bambino, portiamo un poco più indietro gli anelli, cioè dobbiamo farci più spazio da qua sotto e lasciare gli anelli ben alti. E prendiamo il bimbo. E come se fosse effettivamente una croce semplice. Da un lato cogliamo la bambina e poi andiamo ad accogliere l'altra. Facciamo sedere il bimbo nell'incrocio, consideriamo qual è la nostra, il nostro lembo più interno e andiamo ad aprire prima quello sul corpo del bambino. Apriamo, lasciamo il più possibile le pieghe di lato e stessa cosa con il lembo più esterno. Se ci accorgiamo che questo lembo in realtà è abbastanza teso per me, ma che il primo lembo è un bel po' da tendere, prima di aprire il secondo lembo andiamo a regolarlo un po'. Se solo una minima regolazione lo possiamo fare anche alla fine, però se dobbiamo far scorrere proprio stoffa da qua sotto, bisogna lavorarlo un po' più di più. E secondariamente il lembo più esterno. E di nuovo sosteniamo un po' col peso e andiamo anche a tendere questo lembo. Voilà. E quindi ho la stessa fascia che posso usare semplicemente con un solo bimbo, come croce semplice, con un supporto doppio, diciamo. Nel momento in cui il bimbo vuole scendere, o dobbiamo farlo scendere noi, piano piano, andiamo ad allentare, andiamo a sostenere, ad aprire. E progressivamente, lentamente, andiamo a sfilare. Ma niente, Virna, tanto c'è la registrazione, anche se ti sei persa la primissima parte. Capita. È il bello di internet, di connettersi a PC. Quindi alla fine, nel momento in cui ho finito di portare, voglio riposarmi un pochino, ho la possibilità, mi tolgo la mia fascia, me la ripongo, me la appendo sulla porta, magari non lascio sempre gli anelli pronti, però se so che porto più volte nello stesso giorno, lo posso fare tranquillamente, non lascio sempre la saffa negli anelli perché con l'andare del tempo va rovinandosi, soprattutto se porto pesi importanti, se lavo sempre con la stoffa negli anelli, la stoffa andrebbe recuperata, ma questo vale anche per la rinza, ok? Quindi ogni tanto togliere dagli anelli. Vediamo come montarla. Se io ho la fascia dal nuovo, quindi non ce l'ho pronta, ho il mio solito cerchio che abbiamo visto andare sulla schiena, però magari mi arriva e dico, oddio, che cosa devo farci? Recupero gli anelli abbiamo visto, perché vi ho fatto vedere prima l'uso, perché è più facile, se vi faccio vedere prima l'uso sappiamo dove vanno gli anelli, tra l'altro siamo abituati a un sacco di fasce preannodate che hanno gli anelli qua, quindi più viene più paura di non sapere dove posizionare gli anelli per utilizzarlo, invece vi ho fatto vedere prima come usarla proprio per capire poi più facilmente come andare a legarla. Gli anelli dove erano? Erano qua, e quindi semplicemente io prendo i due anelli e me li posiziono sulla schiena davanti
anello, scusate, me li posiziono davanti facendo andare la fascia sulla schiena. L'anello di congiunzione era dietro, adesso lo sposteremo più in basso perché era posizionato più in basso ovviamente a fine legatura, ma il clou è questo, le due orecchie del coniglio praticamente. Allora, arrivo, Virna, sì. Aspetta che facciamo la preparazione e poi ti rispondo. Quindi, nel momento in cui presi gli anelli, faccio il giro sulla mia schiena, ho frontalmente i due principi di ring, i due principi di anelli, e vado effettivamente a montare le mie fasce come due. Quindi, dentro, apro, e fuori, come se fosse una fascia d'anello. Sopra uno, sotto l'altro, a seconda di come siete abituati a spiegare la fascia d'anelli, e mi faccio il fiorellino. Ovviamente, se, come abbiamo detto prima, ho un lato di preferenza e voglio ricordarmi qual è il lato di preferenza, posso stare attenta nel montaggio. Cioè, se io voglio il primo bimbo posizionarlo su lato sinistro, vado sotto nel montaggio col lato sinistro, se no vado sopra, quindi lato sinistro, in modo da posizionare prima il bambino a destra. Se non lo sappiamo, se non ci viene immediato, non fa niente, tanto non cambia niente, è solo una questione di praticità nel momento proprio di andare a farsi il bambino. E quindi andiamo sopra uno, sotto l'altro anello, e andiamo piano piano a sistemare, a tirare, eccetera, eccetera. Adesso faccio un poco più veloce, perché come vi dicevo vi dovrò lasciare per tempo per il prossimo laboratorio, e quindi ho la fascia montata esattamente come prima. Allora, Virna, dietro c'è un anello di congiunzione, sì, delle varie della struttura, poi vedrai il video così guardi bene effettivamente come è strutturata. Frontalmente la funzione è esattamente quella della ring, quindi ci sono gli anelli della ring che sono della misura giusta per la stoffa utilizzata per crearlo. Non è una fascia creata con qualsiasi stoffa, in realtà la primissima che avete visto è il mio prototipo, cioè una stoffa che non ho più, quindi non lo trovate in commercio. Si può fare con diverse fasce, non si può fare con tutte. Le Zoe vanno molto bene perché praticamente bisogna che siano fasce mediamente sottili o comunque abbastanza compatte per non avere proprio un grande ingombro, perché nei test con le mamme si è visto che le fasce un po' più cicciotte, un po' più spesse, un po' più alte come pannello, sono sempre state scartate perché è già tanta stoffa da mettersi addosso. Quindi attualmente la faccio con le Zoe, che sono comunque stoffe abbastanza sottili, molto malleabili, lo faccio con la Lotus a pannello ridotto, con la Shirai, con la Brit Sabbia, tutte con il pannello un poco più compatto, perché per esempio la Brizzabbia piuttosto che la Shirai hanno il pannello di 76 cm, invece in questo caso è proprio ridotto appositamente per avvolgere il bambino, quindi siamo più sui 50 cm. Ok, avete altre domande particolari? Bene, sono contenta, che sono informazioni preziosissime. Nel caso, allora, sapete come contattarmi, nel senso che sapete come trovarmi, poi il video verrà appunto messo su YouTube come tutti gli altri video del percorso. In realtà la presentazione era oggi, però poi io vado effettivamente a fare i tutorial di spiegazione, quindi poi ci saranno anche quelli su YouTube. Bene, ok, spero che sia stato interessante, un po' innovativo, un po' diverso, e vi auguro una buonissima giornata. Lascio con un poco di fretta oggi per andare ad aprire il laboratorio di musica. Grazie mille. Ciao, a più tardi. Grazie, Virna.